Benvenuti in questa nuova lezione di Arabo come Ma. Siamo a lezione 12 in pagina 216 del mio libro Instant Arabo. In questa lezione vi insegnerò gli aggettivi e suffissi che funzionano o come aggettivi possessivi o come pronome con funzione al complemento. Di complemento. Questi sono piccoli suffissi, ovviamente ora non vi spiego la grammatica perché ve l'ho già spiegata nel libro e se siete arrivati a questa pagina vuol dire che l'avete studiato. Il mio compito in questi video è aiutarvi a vedere la pronuncia, a sentire la pronuncia di ogni regola grammaticale in questo libro o anche nei brani, perché vi leggo anche i brani, così sentite veramente come le parole vanno dette in arabo, vanno pronunciate. Allora, in questa lezione useremo il verbo samia, che vuol dire ha sentito, lui ha sentito, e useremo i pronomi che sono suffissi per dire, ad esempio, lui ha sentito me, o lui ha sentito lei, quindi questi piccoli mi ha sentito, ci ha sentito, eccetera. Nella prima, come vedete, samia rimane samia, si aggiunge ni, diventa samiani. Samiani vuol dire lui ha sentito ni, me. Samiani, lui ha sentito me. Dal prossimo pronome si cambia un po' solamente il verbo per facilitarci un po', per non andare a fare delle frasi assurde nel significato. Usiamo il verbo samietu. Il verbo samietu vuol dire io ho sentito. Samietu è già coniugato, io ho sentito, samietu. Se io voglio dire io ho sentito te, aggiungiamo, seguite la tabella, siamo nella pagina 216, seguite la tabella. Io ho ascoltato te, ho sentito te, noi aggiungiamo ka, ka per te maschio, quindi samietu rimane uguale, samietu ka, la pronuncia è samietu ka, io ti ho ascoltato, ti ho ascoltata te femmina, samietu ki, io l'ho ascoltato lui, samietu hu, si aggiunge hu, io l'ho ascoltata lei, ho ascoltato lei, quindi samietu ha. Ora, io ho ascoltato noi, non è che si può fare, quindi cambiamo solamente il verbo. Tu hai ascoltato, tu hai sentito, sto dicendo ascoltato, scusatemi, è il verbo sentire, non ascoltare. Quindi tu hai sentito, samietta. Samietta vuol dire tu hai sentito noi, si aggiunge na, samietana, samietana. Ora si torna a io ho sentito, samietu, è il verbo samietu. Io ho sentito voi maschi, samietu kum, si aggiunge kum, se mi state seguendo nella tabella avete capito tutto e pronuncerete bene tutto. Io ho sentito voi femmine, samietu kunna, samietu kunna, io vi ho sentito voi femmine. Io ho sentito loro maschi, samietu hum, io ho sentito loro femmine, samietu hunna, hunna si aggiunge hunna, che è uguale al pronome fra l'altro. Pronome al personale. Io vi ho sentito voi due, samietu kuma, e io ho sentito loro due, samietu huma. Allora, vi ripeto ora la pronuncia solamente dei suffissi. Me, mi, noi aggiungiamo ni. Te, ti, al maschile aggiungiamo ka. Te, ti, al femminile aggiungiamo chi. Lu, lo o gli, a lui, insomma, si aggiunge hu. A la o le, insomma lei si aggiunge ha, ci si aggiunge na, vi maschi kum, vi femmine kunna, li loro ne hum, le loro ne honna, le femminile, vi voi duale kuma, li loro ne duale huma. Un po' vi fa confondere quando le diciamo così al pronome, però guardiamo di nuovo con il verbo così ci facilita la vita. Lui ha sentito me, samiani. Io ho sentito te maschio, samietu ka. Samietu rimane ka, samietu ka. Io ho ascoltato te femmina, samietu ki. Ho ascoltato lui, samietu hu. Ho ascoltato lei, samietu ha. Tu hai ascoltato noi, tu, samietta, tu, na, samietana. Io ho sentito, non ascoltato, io ho sentito voi maschi, samietu kum. Io ho sentito voi femmine, samietu kunna. Io ho sentito loro maschi, samietu hum. Io ho sentito loro femmine, samietu hunna. Io ho sentito voi due, samietu kuma. E io ho sentito loro due, samietu huma. Se memorizzate questi piccoli suffissi, li potete usare con tutto, non solo con verbi.
con nomi. Ad esempio, con i nomi funzionano come aggettivo possessivo, la mia casa, la tua casa, la loro casa. E con verbi, possiamo anche usarli con preposizioni, ad esempio presso di lei, enda, presso di me, endi, eccetera. Ok? Questi sono importantissimi e sono veramente, veramente, non sono più principiati, sono, questi se vengono usati alla perfezione da parte vostra, voi potete dire che voi conoscete l'arabo. Voi lo sapete parlare. Questi sono veramente importantissimi, quindi questa lezione 12, io mi raccomando, vi consiglio di andare e ripeterla più di una volta, è importantissimo. Comunque tutto va avanti dopo, nelle lezioni più successive. Ok, allora spero che vi è piaciuta questa pronuncia di questa lezione sulle funzioni di complimenti al suffisso e ci vediamo nella prossima lezione con me, ma salema!